Questo è il classico esercizio del giro della morte. C'è una pallina che viene lanciata con una certa velocità, infatti l'incognita è proprio la velocità minima con cui deve essere lanciata la pallina, la velocità minima del suo centro di massa verso destra, cioè questa, affinché la pallina poi corra lungo questa pista, questa guida, e arrivi almeno fino al punto più alto B. Quindi questa è la domanda, i dati sono il raggio della pallina e il raggio della pista. C'è poi una seconda domanda, ma la vediamo dopo. Non c'è l'attrito in questo esercizio e la pallina rotola senza strisciare. Per risolvere questo problema partiamo da un caso più semplice, cioè semplifichiamo il problema immaginando che la pallina non abbia raggio, cioè abbia un raggio trascurabile, quindi sia come una pallina puntiforme, un punto materiale. Siccome non c'è l'attrito, per trovare la velocità iniziale la troveremo attraverso l'energia cinetica iniziale. Questa energia cinetica iniziale farà parte dell'energia meccanica totale all'inizio, che sarà uguale all'energia meccanica totale nel punto più alto, perché l'energia meccanica si conserva in assenza di attrito. Quindi uguaglieremo l'energia meccanica all'inizio con quella nel punto più alto, che sarà l'energia meccanica nel punto B, è composta sia da una parte cinetica che da una parte di energia potenziale gravitazionale. La parte gravitazionale la conosciamo perché sappiamo quanto è alto il punto B. Infatti è alto 2 volte il raggio, ma non sappiamo l'energia cinetica. Se noi riuscissimo a calcolare l'energia cinetica nel punto B, allora con la conservazione dell'energia meccanica potremo calcolare anche l'energia cinetica nel punto A e quindi la velocità di partenza. Queste cose le ho scritte qui, adesso infatti leggiamo insieme. L'energia meccanica in A e in B è uguale per la conservazione dell'energia meccanica in assenza di attrito. L'energia meccanica all'inizio nel punto A è sia cinetica, cioè è solo cinetica perché quella gravitazionale è zero perché la pallina sta a terra. Mentre invece nel punto B è sia cinetica che energia potenziale gravitazionale con altezza 2 volte il raggio. Le masse vanno via, per questo motivo non viene data la massa nel problema. E da qui si può ricavare la velocità iniziale, a patto che si conosca però la velocità nel punto più alto, VB. Si pone quindi a questo punto il problema di come calcolare la velocità nel punto più alto, VB. Sembrerebbe che sia zero, ma non è zero. Infatti la pallina deve arrivare in B con una certa velocità, altrimenti si perde il contatto con la pista, cioè con la guida, cioè con il binario. Dunque, per calcolare la velocità in B, adesso immaginiamo che la velocità di lancio in A sia molto grande, così che la pallina non solo riesce ad arrivare a B, quindi facciamo questo caso particolare, invece di distaccarsi in B, riesca a fare la pallina il giro completo della morte e quindi ritorna giù. Allora vuol dire che in ogni punto la pallina è a contatto sempre con il binario e quindi riceve sempre dal binario la forza vincolare, che è questa forza disegnata in verde. Questa forza vincolare è una forza di contatto che c'è in ogni punto della traiettoria, perché abbiamo detto che la pallina non si stacca mai dalla guida. E è una forza diretta sempre verso il centro, perché essendo una forza vincolare è sempre perpendicolare alla superficie, quindi punta verso il centro come un raggio. Ora, questa forza vincolare, come si vede dal disegno, è maggiore quando la pallina è in basso e minore quando la pallina è in alto, cosa che è anche intuitiva, perché appunto la forza di contatto che fa la guida sarà tanto maggiore quanto più la pallina va veloce, e quando invece la pallina rallenta andando verso l'alto, la forza che fa la guida è minore, per poi riaumentare quando la pallina scende. Questa colorata in rosso invece è l'accelerazione centripeta. L'accelerazione centripeta c'è perché questo moto della pallina è un moto circolare, non è uniforme, ma non ci interessa se il moto è circolare, se è uniforme oppure no. Sicuramente non è uniforme perché la velocità della pallina va diminuendo durante la salita e poi riaccelera in discesa. Non sappiamo neanche se è un moto circolare uniformemente accelerato o decelerato, ma non ci importa neanche questo. L'importante è che sia un moto circolare. Ogni volta che una pallina compie un moto circolare c'è un'accelerazione centripeta verso il centro. E per la legge di Newton, che ho scritto qua, legge di Newton in direzione radiale, cioè verso il centro, c'è sempre, se c'è l'accelerazione centripeta, vuol dire che c'è una forza centrale, una forza centripeta, che produce quell'accelerazione centripeta. Quindi questa è la legge di Newton, vuol dire che c'è una forza totale che punta al centro, che produce questa accelerazione centripeta, che è colorata l'accelerazione centripeta da queste frecce rosse. Allora dobbiamo andare a vedere quali sono le varie forze che agiscono sulla pallina nei vari punti della traiettoria, e prendiamo in particolare 2 punti precisi, particolari, che sono A e B. Allora, nel punto A, le 2 forze che agiscono in direzione cosiddetta radiale, cioè verso il centro oppure in allontanamento dal centro, sono la forza peso verso il basso e la forza vincolare che fa il binario sulla pallina, questa freccia verde, verso l'alto. Invece nel punto più alto, sono sempre la forza vincolare e la forza peso, ma stavolta sono tutte e 2 verso il basso, cioè verso il centro.
Allora quindi la somma o sottrazione di queste due forze, cioè la forza peso e la forza vincolare, danno quella che è la risultante in direzione radiale, cioè danno la forza centripeta. Vediamo in particolare che in B le due forze si sommano, forza peso più forza vincolare, mentre invece in A le due forze si sottraggono, forza vincolare meno forza peso, con la forza vincolare maggiore della forza peso perché deve vincere la forza vincolare sulla forza peso per dare un'accelerazione centripeta verso l'alto. E questa forza centripeta è data da, cioè la legge di Newton, dalla massa per l'accelerazione centripeta. L'accelerazione centripeta sappiamo già che assume la formula, l'espressione v alla seconda fratto il raggio di rotazione, quindi r grande. Poi un discorso simile andrebbe fatto in tutti gli altri punti, dove ho disegnato in ogni punto con la freccia celeste la forza peso. C'è sempre la forza vincolare verso il centro e anche l'accelerazione centripeta, quindi andrebbe scritta in teoria l'accelerazione centripeta e la legge di Newton in ogni punto della traiettoria, ma a noi interessa soltanto A e B, anzi, in realtà interessa soltanto il punto più alto B. Finora abbiamo immaginato che la pallina faccia il giro della morte completo senza perdere mai il contatto con la guida. In realtà adesso invece andiamo a considerare la domanda del problema che chiedeva la velocità di partenza in modo che si perda il contatto nel punto più alto B, quindi si deve perdere il contatto quassù. In tal caso troveremo la velocità minima di partenza, VA minima, quella che è chiesta qui, no? La velocità minima in modo che il contatto si perda quassù nel punto B. Perdere il contatto vuol dire che questa forza vincolare diventa zero nel punto B. Infatti, finché c'è contatto c'è la forza vincolare. Quando a un certo punto il contatto si perde, immaginiamo nel punto B, questa forza vincolare non c'è più perché la pallina non è più a contatto con il binario, con la pista. Quindi per trovare la condizione di distacco basta che noi poniamo la forza vincolare, eccola qui, uguale a 0. E siccome vogliamo che il distacco avvenga in B, scriviamo la legge di Newton in direzione radiale, cioè verso il centro nel punto B. Questa è la legge di Newton, forza centripeta totale uguale a m per accelerazione centripeta. La forza centripeta abbiamo detto è la somma di forza vincolare e forza peso, uguale a massa per l'accelerazione centripeta, la seconda parte della legge di Newton. Accelerazione centripeta è massa velocità al quadrato fratto r, velocità al quadrato della pallina nel punto B. A questo punto imponiamo che il distacco avvenga in B, cioè azzeriamo la forza vincolare in B. Azzerando la forza vincolare in B, le masse vanno via e possiamo trovare la velocità di distacco nel punto B, cioè quale deve essere la velocità della pallina nel punto B affinché la pallina perda il contatto con il binario nel punto B. E facendo la formula inversa, questa velocità di distacco nel punto B è la radice di RG. Ora, perché abbiamo calcolato la velocità di distacco della pallina nel punto B? Perché l'andremo a sostituire nella formula di prima della conservazione dell'energia meccanica. Infatti, la nostra incognita era la velocità minima di lancio, VA. Abbiamo visto che con la conservazione dell'energia meccanica questa velocità di partenza la potevamo trovare conoscendo la velocità nel punto più alto, VB. Adesso la velocità nel punto più alto l'abbiamo trovata richiedendo che avvenga il distacco in B e l'abbiamo quindi trovata annullando la forza vincolare in B. Adesso l'abbiamo trovata, la velocità di distacco è questo valore, andiamo a sostituire questo valore qui e troviamo la velocità in A. Questo è il modo semplificato. Qui ho aggiunto anche semplificato perché la pallina abbiamo detto che non ha il raggio, cioè la pallina è puntiforme. E qui ho aggiunto un'altra piccola considerazione che sarà utile più avanti, cioè se noi volessimo applicare la legge di Newton in direzione radiale, cioè in direzione del centro, anche nel punto A. Nel punto A abbiamo detto che le due forze, vincolare e peso, si sottraggono e da questa legge di Newton noi potremmo calcolare stavolta la forza vincolare in A. Cioè potremmo calcolare questa freccia verde facendo la formula inversa. E dal momento che a quel punto abbiamo già calcolato la velocità di A, della pallina in A, quindi basta che noi sostituiamo la velocità della pallina in A, che è la stessa velocità sia qui che qui, perché tanto non c'è l'attrito e rimane uguale. E quindi poi utilizzando questa formula possiamo calcolare quant'è la forza vincolare nel punto più basso. Ecco, questa prima parte, diciamo, è finita nella versione semplificata dove la pallina è puntiforme. Non ho eseguito i calcoli, non viene 2,9 metri al secondo perché appunto è la versione semplificata. 2,9 metri al secondo è quando invece noi considereremo anche il raggio della pallina. Quindi adesso passeremo alla seconda parte.